Parliamo adesso del Dipartimento di Chimica, ci spiegate le principali attività didattiche e concrete, anche grazie al vostro laboratorio, che i ragazzi svolgono? Allora, l'Istituto San Rocchi presenta diversi laboratori didattici che permettono di effettuare una serie di misure, di analisi e considerando il quadro orario del triennio della specializzazione di chimica, ci sono 32 ore di cui, settimanali, di cui quasi la metà sono dedicate proprio alle materie caratterizzanti l'indirizzo di chimica. E le materie della specializzazione sono tre: chimica organica e biochimica, analisi chimica e strumentale e tecnologie chimiche industriali. E in tutte queste materie ci sono docenti teorici, quindi di indirizzo, accompagnati dal docente tecnico pratico, quindi di laboratorio. E si effettuano noi, insomma, nella specializzazione, queste tre materie sono fortemente connesse, quindi danno una preparazione interdisciplinare su diversi ambiti che sono farmacologico, ambientale, biochimico, eccetera. Consigliamo questo indirizzo se si è propensi all'attività sperimentale, alla ricerca e allo studio dei fenomeni, di tutti i fenomeni naturali, ecco. Al termine degli studi, al termine del corso di studi, il diplomato in chimica e materiali sviluppa delle competenze in diversi ambiti, quindi può eventualmente proseguire tramite iscrivendosi per esempio a dei corsi post diploma, tipo corsi di alta specializzazione tecnologica, ITS, oppure trovare impiego come tecnico di laboratorio in diverse aziende tipo agroalimentari, farmaceutiche, laboratori di analisi, oppure proseguire gli studi di tipo universitario, ecco. Quindi un approccio molto eterogeneo e tanti sbocchi eterogenei e tanta anche praticità nel vostro lavoro insieme ai ragazzi. Sì, infatti è proprio l'elemento caratterizzante della nostra specializzazione, l'attività pratica di laboratorio che sviluppa nei ragazzi un apprendimento di tipo significativo e soprattutto una mentalità di tipo scientifico che poi li accompagna anche in un approccio, diciamo, proprio sperimentale nei diversi ambiti dello sviluppo di tutta la ricerca chimica, sia biotecnologica, farmaceutica, vari tipi di ambiti. E al laboratorio si sta bene, sinceramente c'è un rapporto diverso con i ragazzi, un rapporto meno formale, e poi c'è proprio un confronto attivo. Questa, diciamo, è la nostra forza.